esiste proprio. Cioè, non esiste proprio, scusami, Francesco, però. Hai ragione. Scusa Tommaso, non lo farò mai più. Molto bene, puoi proseguire. Ecco, dopo aver rischiato il licenziamento da questa professione gratuita, continuiamo con Francesco e la sua, diciamo, la sua esperienza olimpica di Rio. Ecco, com'è stata la differenza agonistica e anche logistica rispetto a Londra? Allora, Londra è stata perfetta sotto tutti i punti di vista e quindi le edizioni che verranno delle Olimpiadi si dovranno sempre confrontare con un'edizione molto, molto ostica come quella di Londra. Diciamo che Rio non è stata proprio perfetta. Perfetta dal punto di vista logistico, però insomma niente di così eclatante. Quello che mi ha colpito di più rispetto a Londra è stato il calore del pubblico brasiliano, e questo ce lo si poteva immaginare perché insomma i brasiliani sono un popolo molto caloroso, molto festaiolo, quindi veramente tutte le gare, tutte le cerimonie erano una vera e propria festa. E Londra, insomma, gli inglesi sono un po' più di aplomb, quindi sono magari un po' più composti. E ricordo che insomma, dopo aver vinto le medaglie, salendo in tribuna per salutare le persone che erano venute a vedermi. E io, come tutti gli altri atleti medagliati che salivano in tribuna, venivamo assaliti da bambini, ragazzi, ragazze, anche adulti che volevano una foto, un autografo con un medagliato, e è stata veramente una bellissima sensazione. Beh, immagino. Senti, ma chi è che è venuto a vederti a Rio? Che sei stato un po' sottotono qua. Allora, alla mia prima gara era presente il mio relatore di tesi, il professor Petrone, appunto dell'Università di Padova, che è sempre stato vicino nel mio percorso, insomma, sia quando ho seguito il suo corso, quando ho svolto la tesi con lui, e adesso che la sede di ricerca, ancora insomma, collaboriamo ancora, e è sempre stato molto sensibile alla mia carriera, diciamo, e quindi ha colto l'occasione di un convegno che era in programma a San Paolo quei giorni per passare per Rio e per venire a vedere la mia prima gara, e poi è tornato verso gli ultimi giorni insomma, di gare per fare un giro insieme per la città, quindi è stato molto piacevole. E invece alla mia seconda gara era presente mio padre, che sì, è venuto in Brasile a vedere, e insomma, mi ha fatto molto piacere. Immagino, immagino. Senti, ma è stata una sorpresa questo papà che si è presentato in Brasile a vedere la gara? Ma non è stata una sorpresa, però è stata una decisione delle ultime 2 o 3 settimane, quindi è una cosa anche abbastanza, una decisione molto rapida e quasi all'ultimo. Immagino che insomma non deve essere proprio semplicissimo progettare un viaggio in Brasile dall'oggi al domani anche a livello economico. Esatto. E una domanda invece, cioè più di una in realtà, però sono proprio curiosa perché quest'anno ci sono stati i mondiali a Città del Messico. In realtà, come dire, ci si è provato la prima volta, poi c'è stato un terremoto abbastanza terribile, insomma. Soprattutto per la popolazione locale, voi eravate lì e relativamente a sorpresa si è deciso di riproporli a Città del Messico dopo, insomma,
qualche settimana. E com'è stato decidere per te di ripartire per i mondiali di Città del Messico dopo l'esperienza del terremoto? Io ho avuto la fortuna che non ero ancora in Messico quando è successo il terremoto, e quindi non ho provato sulla mia pelle questa esperienza. E sapevamo comunque che l'unica soluzione possibile per poter svolgere questi mondiali era di riproporli a Città del Messico. Era impensabile organizzarli nell'arco di qualche mese in un'altra città. E era più la paura che venissero annullati, quelli sì, quella sì. E quando abbiamo avuto la conferma che sì, della riprogrammazione, io non ho avuto dubbi sulla decisione a prendere, se andare o no. Immagino. Ma non avendo vissuto direttamente il terremoto, non potevo dir di no, ecco. Capisco quelli, tanti atleti che non se la sono sentita, certo. Non se la sono sentita e che non hanno voluto tornare. Sì. Perché io ho parlato con il mio compagno nazionale Vincenzo Boni proprio qualche minuto praticamente dopo il terremoto, che gli ho telefonato per sentire come stavano, se era tutto a posto, e ho sentito veramente il terrore nelle sue parole e anche nei racconti degli altri miei compagni nazionali, quindi posso capire quello che hanno provato loro. Senti, continuando il discorso sui mondiali, insomma, per cui sono stati rinviati, e per quanto riguarda l'allenamento di un atleta di alto livello, rinviare i mondiali di quelle settimane non è una cosa di poco conto. Hai pensato in qualche momento che la stagione fosse persa, oppure hai detto vabbè, avrò la mia prossima occasione e così? Diciamo che abbiamo avuto il timore di sì, di esserci allenati per niente, perché fino a un mese prima dell'effettivo svolgimento dei mondiali non sapevamo niente. C'erano molte nazioni che avevano detto che non avrebbero partecipato in una eventuale riedizione lì a Città del Messico, e non sapevamo se questo poteva inficiare tutta la competizione. E indubbiamente spostare le gare di 2 mesi non è l'ideale, perché la programmazione è mirata a quel determinato periodo dell'anno, e per cui tutti gli allenamenti teoricamente sono mirati a portare l'atleta in forma in quei determinati giorni, e spostare tutto di 2 mesi non è facile, perché non è un arco temporale abbastanza lungo da rifare una preparazione semi-completa, ma non è neanche così poco da poter mantenere lo stesso stato di forma per più giorni. Si è dovuto resettare tutto e rifare gli ultimi 2 mesi di preparazione, insomma, di rifinitura. Beh, direi che comunque i risultati sono venuti bene, insomma. Per quanto la fatica sicuramente sia stata enorme, anche mentale, perché immagino che la fatica mentale sia stata grande anche quella, perché insomma, al di là della fatica altro, fisica. arrivare ad allenarsi fino a dicembre era la prima volta che mi capitava, perché i primi europei che ho fatto li ho fatti a ottobre, e fare una manifestazione a dicembre è veramente usurante, perché passare tutta l'estate e vedere l'estate finire ancora con gli allenamenti da fare, avere un po' di mesi davanti, è dura dal punto di vista psicologico, soprattutto. Sì, immagino, infatti. Senti, Città del Messico non è propriamente sul mare, nel senso, come altitudine intendo, perché è più di 2000 metri di quota.
Com'è stato l'acclimatamento in altura? Perché già di solito l'acclimatamento in sé dà qualche problemino. Com'è stato farlo, vabbè, nel tuo caso una volta sola, ma per quegli atleti che sono andati e poi ritornati, farlo due volte? E comunque con tempi nettamente differenti, perché magari la prima volta c'era stato il tempo di farlo con gradualità, la seconda volta i tempi erano molto più stretti. Sì, noi avevamo circa una decina di giorni tra il nostro arrivo in Messico e l'inizio delle gare, anche qualcosa meno, 7-8 giorni. Io fortunatamente avevo la mia prima gara più avanti nel programma, quindi ho avuto una decina di giorni utili per completare l'acclimatamento, che è stato parecchio difficile per tutti, per noi italiani, ma anche per le altre nazioni. Non abbiamo visto tempi stratosferici da quasi nessuno, insomma. E la prima settimana è stata veramente dura. Io l'estate scorsa avevo fatto una settimana in montagna in Valsenales in una piscina, perché non mi era mai capitato di nuotare a un'altitudine così elevata, e avevo provato alcune sensazioni che poi non si sono proprio ripetute in Messico, quindi è stato disorientante, perché si sentono sensazioni per me mai provate prima e anche strane, quindi non è facile. E poi oltre all'altura c'è l'adattamento comunque al fuso orario, che 7 ore di fuso orario non sono poche da smaltire, e anche quelle sono pesate un po' ai primi giorni. E poi soprattutto al cibo, anche quello è un adattamento da fare che è molto importante. Senti, tu hai parlato più volte in questa chiacchierata che stiamo facendo dell'aspetto psicologico, del metterci la testa, dell'importanza della componente mentale nell'allenamento. E allora faccio anche a te una domanda che abbiamo fatto a Filippo Magnini. Pensando ad un atleta di alto livello, quindi ad un campione, quanto contano rispettivamente la struttura fisica, la tecnica, il talento e la componente mentale proprio nel rendere un atleta un campione? Beh, la parte più grande ce l'ha la componente mentale, perché un atleta può essere più allenato al mondo, ma se non c'è molto con la testa, se non è focalizzato e concentrato su quello che deve fare, difficilmente la spunta sugli altri. Perché anche avversari che magari sono meno dotati fisicamente, ma che hanno una determinazione maggiore, alla fine la spuntano, perché riescono a metterci quel qualcosa in più quando serve, che uno che non c'è con la testa non riesce a mettere. E indubbiamente conta tanto anche la tecnica, il talento, assolutamente. Però non sono niente senza la componente mentale. Grazie, perché questa cosa inizia a sembrare una risposta abbastanza trasversale, che più della struttura fisica, quindi dei doni di natura, insomma, che struttura fisica e talento, che sono entrambi doni di natura, quello che conta realmente è come questi doni vengono utilizzati, sembra di capire, quindi l'impegno che uno mette Poi se nell'allenarsi. Tutte le cose coincidono, come era stato ad esempio per Phelps, che era veramente un cannibale che non lasciava niente a nessuno, e allora diventa veramente un atleta imbattibile. Però magari uno anche che è un po' meno dotato magari di talento e di tecnica, ma riesce a compensare con la voglia, con la mentalità giusta. Senti, a proposito di mentalità, c'era qualche certezza, quindi avevi qualche sensazione molto forte di poter vincere i tuoi primi titoli ridati, o è stata una sorpresa, cioè proprio l'oro, non tanto di andare a medaglia?
lì a Città del Messico. Sapevamo che alcune nazioni